In rete ripetono tutti fino allo sfinimento che Bitcoin è inarrestabile. Ma è veramente così? Ciao, sono Zane di Turblog.it. In questo video voglio proporti 8 modi in cui un governo o uno stato fermamente intenzionato ad arrestare Bitcoin e il movimento blockchain potrebbe intervenire per raggiungere questo scopo. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il primo modo di fermare le criptovalute e i bitcoin che viene in mente a tutti quanti è quello di agire sul fronte legale, ovvero rendere illegale bitcoin e le criptovalute. Che effetti avrebbe questo sul brevissimo periodo? Beh, sicuramente disastrosi, perché solo il fatto che fossero diventati illegali costringerebbe tutti gli investitori professionali e in particolare gli investitori istituzionali ad uscire da questo mercato, quindi cercando di liquidare le proprie posizioni, si creerebbe un effetto valanga nei quali tutti vendono e il prezzo calerebbe drasticamente. Inoltre, molti exchange sarebbero impossibilitati ad offrire i propri servizi e quindi sarebbe di fatto molto difficile anche entrare in possesso di nuove criptovalute. Questo però è l'effetto sull'immediato, perché se guardiamo più a lungo periodo, questa azione avrebbe un enorme eco mediatico. Di fatto si farebbe un sacco di pubblicità a tutto il movimento criptovalutario ed ecco che tutte le persone interessate che già c'erano dentro prima comincerebbero a dire che i governi stanno bloccando Bitcoin perché hanno paura della rivoluzione del denaro che si sta venendo a creare, anche perché sarebbe proprio così. E quindi di fatto verrebbe rafforzato il messaggio e l'utilità delle criptovalute. Non dimentichiamo inoltre che per orchestrare un'azione giurisprudenziale forte in tal senso bisognerebbe che gli stati si coordinassero, perché di fatto se ad esempio le criptovalute venissero bloccate negli Stati Uniti ma lasciate lecite in Europa, chi ha tanti soldi e tanti interessi in gioco non farebbe altro che muoversi verso l'Europa. Come ben sappiamo, ci sono molti stati nel mondo che non si parlino, quindi già intavolare una discussione di questo tipo sarebbe estremamente difficile, figuriamoci ad implementare tutto quanto. Quindi un'azione repressiva verso Bitcoin avrebbe un risultato molto forte nell'immediato, ma assolutamente trascurabile sul lungo periodo. Si potrebbe allora pensare di incastrare gli sviluppatori. In particolare, se guardiamo chi sono gli sviluppatori di Bitcoin su bitcoin.org, vediamo che in questo momento il grosso del lavoro sta venendo portato avanti da tre personaggi. Di fatto tre personaggi che uno è olandese, uno è tedesco e il terzo non ho trovato nemmeno immediatamente quale sia la sua residenza e quindi capiamo già che cercare di tagliare, di abbattere Bitcoin rimuovendo gli sviluppatori che lo portano avanti sarebbe molto difficile perché di nuovo sarebbe necessaria un coordinamento fra le forze di polizia di almeno tre stati diversi. Inoltre non dimentichiamo che anche così facendo, riuscendo nell'impresa, la rete Bitcoin continuerebbe a funzionare senza problemi proprio esattamente come funziona oggi, proprio perché la presenza degli sviluppatori è irrilevante alla fine del funzionamento di base del sistema. Inoltre, nella stessa pagina vediamo che ci sono circa un centinaio di sviluppatori coinvolti, quindi basterebbe che alcuni di essi salissero di ruolo, intensificassero i propri sforzi, magari in modo anonimo, ed ecco che si sarebbe già colmata la lacuna. Possiamo allora pensare di rimuovere i miner, magari sempre con un'azione legislativa ad hoc? Beh, la Cina ci sta provando, ad esempio, dicendo che l'attività di mining è un danno ambientale perché consuma troppa corrente. Qual è il problema? Che secondo alcuni dati che ho trovato ci sono attualmente 1 milione di miner sparsi un pochino per tutto il mondo. La maggior parte, è vero, sono localizzati in Cina, però ce ne sono moltissimi altri negli Stati Uniti e in Europa e un po' in giro per tutto il mondo. Quindi, di nuovo, servirebbe un coordinamento globale per andare a colpire. Inoltre, torniamo esattamente a quello che dicevo prima, in caso rimanesse anche un singolo stato in tutto il mondo fuori da questa alleanza e che quindi continuasse ad accettare i miner, e che ecco che tutti si sposterebbero esattamente in quello stato, visto i fortissimi interessi in gioco a continuare l'attività come prima. Vengo al modo più sottile e furbo che secondo me ci potrebbe essere concretamente per abbattere il movimento Bitcoin e le criptovalute, ovvero seminare zizzania fra la community. Prendiamo per esempio l'hard fork con il quale si è creato Bitcoin Cash prima e Bitcoin SV successivamente. Queste azioni, che sembrano un modo molto democratico di risolvere delle divergenze di opinioni, in realtà sono delle fratture interne alla community che la danneggiano moltissimo. Perché? Beh, di fatto perché gli sviluppatori, i miner e tutte le altre figure professionali coinvolte in queste attività devono di fatto scegliere da che parte stare, quindi si creano delle fazioni separate
che vanno poi a lavorare sugli stessi problemi, cercando di risolvere le stesse difficoltà in modo separato e disgiunto. Quindi questo rallenta ulteriormente tutto il processo. Inoltre, tutte le volte che nasce una nuova criptovaluta che ha il nome Bitcoin con un suffisso o un prefisso altisonante, si fa un sacco di confusione, soprattutto per le tantissime persone che si affacciano per la prima volta su questo settore e non capiscono bene più quale sia il vero Bitcoin e che differenza ci sia tra tutte queste monete che si propongono come il vero e unico Bitcoin, anche se in realtà non lo sono. Quindi c'è una grande confusione. Può sembrare una sciocchezza, ma agli occhi dell'opinione pubblica una frattura di questo tipo crea molta incertezza anche sul funzionamento sul lungo periodo del sistema. Quindi di fatto, se fossi io al governo e fossi chiamato a cercare di un modo di distruggere Bitcoin, partirei sicuramente da qua, fomentando le lotte intestine all'interno delle community, magari evidenziando delle lacune realmente presenti sul meccanismo e proponendo mille soluzioni diverse, vedendo un pochino chi abbocca a quale soluzione. Reiterando e ripetendo tantissime volte, si creerebbero sempre più fatture, team di lavoro sempre più ridotti che danneggerebbero moltissimo la community. Questo di fatto, secondo me, è il modo migliore in cui un governo potrebbe abbattere Bitcoin. Il futuro di un po' tutte le criptovalute è incentrato sull'adozione di massa. Continuerà a tardare la proposizione e il valore delle criptovalute scenderà moltissimo. In che modo un governo potrebbe cercare di ritardare, se non altro, questa adozione di massa? Beh, con la propaganda, ovvero citando Bitcoin, spesso legato ad attività di terrorismo, spaccio di droga, criminalità organizzata, evasione fiscale e molte altre tematiche che leghino il marchio a delle attività estremamente negative. Ed ecco che l'immagine del movimento criptovalutario tutto sarebbe molto compromessa. Il problema è che fortunatamente queste cose potevano funzionare negli anni 80, 90, all'inizio del 2000, ma oggi con tantissima internet, tantissima YouTube a disposizione, ci sono moltissime persone che parlano e che fanno una controinformazione efficace e quindi di fatto questo movimento di propaganda, unito al fatto che Bitcoin ha un valore intrinseco dovuto al fatto che sia permissionless, quindi si possa scambiare valore senza chiedere autorizzazione o il permesso a una banca, che ci sia un supply finito, quindi che ci siano un numero di monete ben predefinito, non si possano stampare a piacimento generando inflazione, insomma ci sono una serie di valori che di fatto sono molto forti, quindi questi valori emergerebbero comunque sul lungo tempo. Quindi anche una propaganda avrebbe un'efficacia limitata. Un altro modo che secondo me potrebbe essere molto efficace di fermare Bitcoin è sferrando un attacco 51%, ovvero acquisendo maggiore potenza di calcolo di tutto il resto della rete. Questo secondo me sarebbe molto efficace perché una volta che un singolo soggetto avesse acquisito il 51% della potenza di calcolo potrebbe controllare la rete, quindi rifiutare le transazioni, fare double spend, quindi spendere due volte le stesse monete, e mille altre nefandezze. In linea di massima si tratta di un problema reale, già sfruttato su reti minori, però estremamente difficile da sfruttare verso Bitcoin stesso. Se siete interessati vi lascio qua sopra il link al mio articolo nel quale ho fatto due calcoli e ho mostrato che pur avendo a disposizione ingenti risorse economiche non sarebbe immediatamente fattibile. Un'altra idea secondo me efficace per fermare Bitcoin è quella di scovare un bug critico nel codice, quindi un difetto critico nel codice, ancor più nelle funzioni di crittografia. Se dovesse emergere, se qualcuno dovesse riuscire a trovare un problema che permetta ad esempio di modificare i dati sulla blockchain, che per definizione è immutabile, oppure di rifiutare le transazioni, insomma di compromettere il funzionamento della rete, magari in modo non immediatamente evidente, ma che gli consentisse di farlo di nascosto per qualche tempo, ecco che la fiducia nel sistema Bitcoin crollerebbe di botto e anche i sostenitori più affezionati dovrebbero un pochino rivedere le proprie convinzioni. Fortunatamente però il white paper di Bitcoin è molto ridotto e anche la base di codice che lo implementa è molto piccola, quindi di fatto la superficie d'attacco, come si può dire, ovvero dove potrebbe nascondersi una vulnerabilità grave di questo tipo, non sono molti. Considerando che Bitcoin è in circolazione da oltre 10 anni e ci hanno messo il naso un pochino tutti, proprio perché ci sono dei fortissimi interessi economici in gioco, mi sento di dire che individuare una debolezza di questo tipo è estremamente, estremamente difficile e non è neanche detto che materialmente sia presente. Un'altra minaccia al funzionamento di Bitcoin è lo sviluppo di un computer quantistico, quindi un computer che permetta di ricavare la chiave privata partendo dalla chiave pubblica. Abbiamo parlato di queste due chiavi, del loro legame, in un articolo che vi lascio qua sopra.
Però di fatto diciamo che ricavare la chiave privata dalla chiave pubblica consentirebbe di ottenere il pieno controllo di qualsiasi wallet Bitcoin in circolazione, di fatto vanificando tutto il sistema. Questa cosa è teoricamente possibile, il problema è che in questo momento, pur utilizzando i più veloci supercomputer in circolazione, servirebbero dei millenni, degli anni in millenni di calcoli ininterrotti. Tutto questo potrebbe cambiare sviluppando appunto un computer quantistico che, tramite un effetto che ho scoperto chiamarsi quantum speed up, consente di svolgere la fattorizzazione di grandi numeri, cioè l'operazione appunto che consente di derivare le due chiavi in modo praticamente istantaneo. Ho fatto qualche ricerca in rete per capire che punto siamo con lo sviluppo di un computer quantistico. C'è chi dice, soprattutto dei IBM, che possono essere pronti tra 5 o 10 anni e in tal caso si potrebbe veramente pensare che Bitcoin potesse risentirne. Negli stessi articoli che ho trovato parlano già di algoritmi lattice cryptography, ovvero dei procedimenti algoritmici già implementabili sui sistemi attuali che sarebbero resistenti anche a un attacco di quantum computing, quindi di fatto potrebbero essere utilizzati già oggi ed essere resistenti al domani. Ecco che, in caso sorgesse la necessità di far fronte a un computer quantistico, gli sviluppatori di Bitcoin non dovrebbero far altro che adottare questo schema di crittografia all'interno di tutto il meccanismo, sostituendo quello attuale, ed ecco che il problema sarebbe risolto. Non sarebbe banale, naturalmente, se non altro perché bisognerebbe orchestrare il passaggio dal vecchio sistema al nuovo, però comunque sarebbe fattibile. Da zanditurbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Fammi sapere che cosa ne pensi di questo articolo e dei modi che ti ho presentato, se credi che siano fattibili, impossibili e che effetti eventualmente avrebbero sull'ecosistema Bitcoin. Se ti vengono in mente altre idee, i commenti qua sotto sono a disposizione, fammi sapere qualsiasi cosa ti passi per la testa. Al prossimo video, ciao!